alla moltitudine di temi trattati in questo Salone Internazionale del Libro di Torino trova spazio anche la montagna. Molti gli appuntamenti dedicati e le case editrici che a vario titolo, in modo più o meno consistente, trattano il tema della montagna. Allora siamo andati a cercarne alcuni tra i più significativi per chiedere come la montagna sia entrata nella loro scelta editoriale e che momento vivano questo tipo di pubblicazioni. Idea Montagna è nata per una passione, la passione per la montagna. Siamo nati nel 2006 e da allora siamo nati prima con delle guide di arrampicata sulle cascate di ghiaccio, che è la mia passione principale, e poi si è allargata a tanti altri autori, alpinisti, escursionisti, sci alpinisti, creando tante collane appunto delle varie branche dell'alpinismo e dell'escursionismo. Pubblichiamo circa 20-25 titoli all'anno quasi, e quindi certamente c'è da fare tanto. Ora, la montagna è entrata fin da subito in Ediciclo, perché Ediciclo è nato con la montagna. Infatti nel 1987 un gruppo di amici hanno percorso in bicicletta i 48 tornanti dello Stelvio e, una volta arrivati in cima, hanno deciso di aprire una casa editrice per trasmettere un po' l'esperienza, un po' le indicazioni, un po' il sapere comunque accumulato, le emozioni anche, perché no, legate a questa impresa. Beh, allora, innanzitutto noi nasciamo ormai 51 anni fa proprio dedicati alla montagna. Poi ci siamo sviluppati su tanti veramente diversificati filoni, ma la montagna è sempre rimasto un po' il principio cardine delle nostre edizioni. E la trattiamo in tutti i modi, dalla cultura alpina, celebra la famosa collana dei quaderni di cultura alpina, alle tradizioni, molte cose dedicate al Piemonte, ma non solo, anche alle montagne di altre regioni. E in ultimo, con quella che si vede alle mie spalle, con la collana dei licheni, che credo oggi la più importante collana di montagne e di alpinismo presente in Italia. Noi scegliamo con cura i nostri collaboratori, sono tutti collaboratori esperti che testano sul campo, quindi non viene fatto niente in forma digitale, ma tutto dopo averlo esperito, dopo averlo provato. E poi noi abbiamo di sicuro un'attenzione per un tipo di approccio alla montagna molto più sostenibile, quindi nel rispetto non solo del paesaggio, ma anche di chi ci vive, degli animali, di tutte le situazioni. Quindi cerchiamo di portare avanti questa mission, insomma, questa ideologia fino in fondo anche nelle nostre pubblicazioni, che infatti usano carta riciclata, che usano carta che ha un certo impatto sull'ambiente, e insomma cerchiamo di portare avanti a 360 gradi questa idea. E lo trattiamo talmente su vari aspetti che diversifichiamo moltissimo. Quindi noi passiamo dal libro di Messner al libro di cultura materiale in Piemonte al libro sul Trentino. E ci stiamo molto attenti, ovviamente oggi non si può più fare un libro troppo generalista perché non interessa a nessuno, però ci sono tantissime tradizioni, imprese, avventure, biografie che invece hanno veramente un riscontro molto molto importante. La pandemia e i conseguenti lockdown hanno avuto tra gli effetti quello di riaccendere la passione per la montagna e di riflesso anche verso la letteratura di settore. Il clima è decisamente buono, anche perché è tantissimi anni che si sta sviluppando, è un settore che si sta sviluppando veramente molto bene. Quindi noi, oltre a essere molto soddisfatti, incrociamo un pubblico che è sempre più attento su questi temi. E non è certamente un tema per tutti, però finalmente diciamo che la montagna ha preso uno spazio importante negli ultimi anni anche nelle librerie normali, questo sì. Non è più un settore di nicchia. Ecco. C'è un grande movimento, tanta gente che prima magari andava, non conosceva la montagna, andava da altre parti, innamorati della montagna, l'hanno conosciuta e hanno evidentemente bisogno anche di un supporto culturale per poterla frequentare. Comunque, da un punto di vista editoriale abbiamo ricevuto un sacco di più visibilità e anche di acquisto, banalmente, di libri legati alla montagna. Come naturale, buona parte delle pubblicazioni consiste in guide, manualistica o al più biografie o racconti d'impresa, ma si affaccia sugli scaffali anche una nuova letteratura di montagna, ben rappresentata da Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega nel 2017 con il romanzo Otto Montagne. Beh, la montagna ha tutta una tradizione di letteratura alpinistica soprattutto, però non aveva, almeno fino a qualche anno fa, un vero e proprio racconto della montagna abitata. E quindi come scrittore, quando ho visto che c'era uno spazio ancora tutto da esplorare, ecco, ho trovato un po' una ricchezza. Ma quando le storie delle persone sono in montagna, si crea un rapporto fortissimo tra uomo e paesaggio, quasi che il primo personaggio sia l'uomo, ma il secondo è la montagna, e il dialogo
il rapporto tra loro due poi è quello che genera le storie. Ma un tema che mi accorgo che torna tanto nei miei racconti è questa ricerca di libertà, di autenticità, di un luogo che ci assomigli, di un luogo dove stiamo bene, di un luogo che sia adatto per i nostri desideri, per i nostri sogni. E quindi io non sono un montanaro, non parlo della montagna delle radici, non parlo della montagna del passato, parlo molto della montagna del presente, dove le persone vanno a cercare qualcosa di sé, a cercare di costruire il proprio futuro e di realizzare i propri sogni. Quindi è una montagna dove si cerca la felicità.